Ciao ragazzi, ci sono cose per le quali uno è più portato di altre e per me sciare non è una vocazione, però ho deciso di provarci e per questo sono venuto da Marco. Ciao, eccolo a tutti. Qua. Buona giornata. Qui sul comprensorio di Malcesine sul Monte Baldo e speriamo bene, mamma, sarà 30 anni che non ho sulla neve. Andiamo. Dopo tutto questo tempo che non scio, Marco, posso fidarmi? Bello bello che le come andare in bicicletta. Come andare in bicicletta? Chissà, non si dimentica mai lo sci. Ma là che manubrio e anche freni qua. Qua le gambe. Mamma. Usiamo un po' le gambe. Ti seguo. E allora, andiamo avanti, spazio a me, le braccia, le chiamiamo avanti. Leghiamo un po' le ginocchia verso le lingue di scarpone. Quanto ci si mette in media di imparare? In genere in 4-5 giorni uno riesce a andare discretamente. Ho speranze. E qui quanti chilometri di piste ci sono? Qua ho bisogno di spazio minimo. Qua partiamo dalla camposcuola, questa che abbiamo fatto, andiamo verso la pista nera e in totale andiamo sui 10 km di piste. Ah. Tutte attrezzate, tutte servite da impianti, ski lift, seggiovia quadriposto, per cui per tutti i sapori, insomma, ecco. E per tutti sapere di scarsi come i miei. Adesso saliremo questo campo scuola, questo paperino, con lo ski lift. Speriamo bene, andiamo sul ski lift. Pronto per ripartire? Certo, ho capito che devo giocare tutto sullo sbilanciamento del peso, sull'indipendenza delle gambe, vero? Maestro. E sullo spazzaneve sportivo. Ci crederai, ma sono tutto sudato. È normale, la prima. Però hai detto sapori. Esatto. Cioè, questa parola mi illumina. Perché è evidente che io lavoro nella ristorazione, per cui il termine sapore per me è sempre in auge, è sempre in moda. E oggi è giovedì, esatto, e quindi? Per l'appunto abbiamo dei carrello, dei bolliti alla baita di Forte. Molte, andiamo. Allora, 7 tagli, ho capito bene. Hai capito. Allora abbiamo testina, di vitello, lingua di manzo, carré affumicato, cotechino nostrano. Bello ciò. Pancia di manzo, pollo, questo qua, faccio vedere, e guanciale. Urca. Bello ricco, 7 tagli sono tanti, eh? Siamo quasi gli unici che ne facciamo 7. Scusami, ma la pera c'è? Certo. Ore, pera e verde. No, perché sennò mi preoccupavo. Ah.
Marco, pensavo di essere più arrugginito. Poi però hai detto la parola magica. Bollito con la pera. E sono diventata una scheggia. L'ho visto, mi hai superato alla grande. Che profumo. Ma ho capito bene, sette tagli diversi. Sette tagli, lì? Sì. Variegato, non è solo i tre tagli classici, però noi arrondiamo, facciamo un contorno un po' più allargato. Del resto, se uno fa tanta fatica a sciare, giusto che dopo abbia una compra, esatto, ricompensa, no? Specialmente in montagna. Però il concetto di piegare le gambe quando sci per controllare di sci, eccetera, a me viene meglio qua, piegare le gambe sotto la tola. È la mia specialità. Anche io l'avevo immaginato da quando sei partito. Grazie Marco, grazie davvero, complimenti, grazie alla nostra direzione. Sì, 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 appoggi, appoggi pure. Grazie a te. Aiuto, facciamo lo slalom tra i bicchieri e noi ci vediamo alla prossima chiacchierata. E adesso andiamo con i sette tagli, partiamo col primo. Non lo potevi? Ecco. Buon appetito Marco. Grazie tanto.